Ma sensazioni felici soprattutto per la squadra perché dopo tante delusioni finalmente è arrivata la terza vittoria consecutiva. Diciamo, stiamo uscendo da quella situazione che per noi diciamo, era brutta. Dobbiamo continuare così e soprattutto già da domenica all'Latina conquistare altri 3 punti che per noi sarebbero fondamentali. Scusa, la prima doppietta della tua carriera, come si Sì, chiama? la prima. Il pugno di Rosina fa capire che comunque il buon umore è tornato. No, comunque quando vieni da 3 vittorie consecutive, diciamo, è normale, ti aiuta soprattutto mentalmente e soprattutto ti fa girare meglio le gambe. Infatti se vediamo il secondo tempo oggi, secondo me il Trapani fisicamente è calato e noi andavamo il doppio. Più tranquillo dopo questa vittoria? Ma no, perché comunque mancano tanti, tanti punti e ci sono tante squadre e abbiamo ancora tanti scontri diretti, quindi ti ripeto, abbiamo 7 finali e dobbiamo fare più punti possibili. 50 la quota salvezza. Ma non te lo so dire perché ogni sabato cambia, quindi bisogna vedere, ti ripeto, partita per partita e dobbiamo conquistare più punti possibili. C'è una dedica particolare per questi due gol? Sì, a mia mamma e mio padre e a mio fratello, la mia famiglia. Dici i nomi così io Ah, magari. Carmine, Giancarla e Salvatore. Ci vogliono attributi per recuperare una partita che si sta mettendo male e che poteva anche incidere negativamente sul campionato. Cosa dice Defi per il secondo tempo? Ma nulla, perché comunque siamo grandi e vaccinati e in questa squadra ci sono tante persone di esperienza che questo campionato lo conosco. Diciamo che il rigore ci ha tagliato un po' le gambe, però come avete visto il secondo tempo è uscito il vero Catania, quel Catania che fa paura a tutti e quindi bisogna continuare su questa strada perché se si continua su questa strada secondo me non ci sono problemi per la Cosa è salvezza. cambiato nella vostra testa? Ma ripeto, quando vieni da 3 vittorie consecutive diventa tutto più facile, vivi la settimana con più allegria, ti alleni meglio e soprattutto le gambe vanno di più. Adesso cammina? Ripeto, ho detto già prima, a Latina bisogna andare lì, fare la partita e conquistare più punti possibili, perché solo vincendo ti riesci a tirare fuori da questa situazione, perché se non fai risultato ti ritrovi di nuovo lì sotto ed è La dura. classifica è tornata. Lo Sì, è cortissimo. stadio ribollente di passione, quanto carica un giocatore di 90 Ma minuti che giocava parte 17 tanto, io ho giocato in pochi stadi di Serie B così e credo che una tifoseria del genere no, non merita questa posizione attuale di classifica, quindi noi in campo stiamo dando tutto per salvarci e poi per ripartire l'anno prossimo. Lato tattico, in via 3 partite un solo gol subito sul calcio di rigore e concesso poco sia a Varese che oggi all'avversario di Cuneo. Cos'è cambiato? È un discorso collettivo, c'è cioè di distanza tra le parti o siete entrati anche con una critica bene adesso? Per me è un discorso collettivo perché se vedete Calaiò e Maniero vengono a fare i terzini, quindi il merito è di tutti perché ci difendiamo in 11. Questo è lo spirito di sacrificio che ci deve essere in tutte le partite.